Annata D'Angelo è stata lontana molti giorni dalla sua famiglia perché scelta come una delle concorrenti della 69esima edizione del Festival di Sanremo. La scorsa settimana su Rai 1 è andata in onda la nuova edizione del Festival della Canzone Italiana. Tra i big anche la compagna di Gigi D'Alessio, che è salita sul palco con un brano che ha emozionato il pubblico. Per questo importante impegno, la cantante napoletana è stata via da casa per molti giorni, tra prove e sala di registrazione. Nonostante non abbia vinto, il suo ritorno nella città natale è stato davvero commovente per Anna. Ecco cos'è successo. L'esibizione di Anna D'Angelo sul palco dell'Ariston. Dopo la strepitosa esibizione dei concorrenti in gara e la vittoria di Mahmood, gli artisti hanno lasciato la città dei fiori per raggiungere le loro famiglie. Quest'anno tra i big della musica italiana anche Anna D'Angelo, che è salita sul palco dell'Ariston con un brano che ha fatto vibrare il cuore del pubblico in studio dei telespettatori. Apostrofo le nostre anime di notte. Nel cantare questo splendido brano l'Anna non ha potuto trattenere le lacrime, in particolare la cantante napoletana si è emozionata negli ultimi passaggi delle nostre anime di notte. Un testo profondo che racconta la difficoltà di ricucire le ferite e di salvare una relazione andata in frantumi. Non è mancato, chi ha visto in questa canzone il racconto autobiografico e la crisi con Gigi D'Alessio, il padre del suo piccolo Andrea. In una recente intervista, la cantante ha parlato cuore aperto ai suoi fan, e ha affermato che sta vivendo un periodo di serenità con il compagno. Il ritorno a casa e l'inaspettata sorpresa in aeroporto. Sabato scorso si è conclusa la nuova edizione del Festival di Sanremo e Anna ha preso l'aereo per ritornare a casa. In aeroporto ad attenderla c'era il figlio Andrea, come mostra il video caricato dalla cantante sul suo profilo Instagram. La sorpresa inaspettata ha inevitabilmente emozionato Anna. La storia si è fatto anche commuovere il popolo del web.